incanalarla in una proposta. Noi la proposta l'abbiamo fatta, le richieste le abbiamo fatte, noi siamo stati la vostra staffetta, siamo venuti qui e le abbiamo consegnate. Ora tocca a qualcun altro portarle avanti. Noi continueremo a lavorare, naturalmente non ci fermeremo, stando attenti. Abbiamo ricevuto delle assicurazioni, abbiamo fatto tante richieste, alcune sicuramente saranno accolte, su altre si sta studiando, vedremo fino all'ultimo giorno di approvazione finale, di conversione finale del decreto in legge, quante di queste proposte saranno accolte. Noi siamo fiduciosi perché finalmente si è capito che la Regione Abruzzo, in particolare la provincia di Teramo, nel gennaio 2017 ha avuto un evento drammatico, questo evento drammatico, noi lo vogliamo risolvere, vogliamo lavorare, ma vogliamo che ci diano le misure e gli attrezzi necessari per poterlo fare. Grazie a tutti. Innanzitutto grazie per essere venuti e per aver fatto sentire la nostra voce. Facciamo la sentire ancora una volta.